Allora, buongiorno a tutti. Siamo per l'ennesima diretta con l'argomento legato alla riforma dello sport. Ormai è tanti mesi che si parla di questa riforma. È stata prima annunciata, poi è stata pubblicata, poi è stata rivista. Adesso dovremmo essere, con questo correttivo bis. Dovremmo essere sulla dirittura d'arrivo perché sono stati chiariti tutta una serie di punti. Ce ne sono tanti altri per me ancora che andrebbero chiariti, ma questo lo sa meglio di me l'avvocato Martinelli, che è qui ancora una volta con noi, che ci aiuterà a capire se non altro i punti salienti che sono stati messi in luce con questo correttivo bis, e quindi un po'. Tutto quello che da parte delle associazioni è cambiato, di conseguenza anche per i tecnici che lavorano presso la SD-SSD, e quali sono, magari se ci ricapitola, tutti quelli che sono i vari contratti che si possono avere, quali sono i margini esenti ancora dall'INPS, dai redditi, i vecchi 10.000 euro per intenderci e via andare. Vi ricordo che l'avvocato Martinelli è a disposizione, nel senso che potete scrivere delle domande sulla chat, vedremo le più importanti, le più interessanti di rispondergli. Lui ha detto che poi è disponibile a dare una risposta, ovviamente nel contesto di una sintesi, perché non è che si possono fare delle grosse consulenze così via mail, però magari un dubbio veloce o una domanda è a disposizione. E comunque potete scrivere in chat dubbi o domande che avete relativamente a questo argomento. Lascio la palla all'avvocato Martinelli, come sempre, per parlarci di questo correttivo bis, cosa ha chiarito e quali sono magari le ombre che rimangono. Bene, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità e credo che si debba partire da un primo punto, forse banale, ma che non è ancora chiaro a tutti. La riforma è perfettamente in vigore ed è integralmente entrata in vigore, quindi non dobbiamo più attendere ulteriori chiarimenti, non dobbiamo più attendere ulteriori passaggi, ovviamente con le sue luci, con le sue ombre, con le sue positività o con le sue negatività. Ma la riforma è operativa. Dal 1 luglio 2023 noi stiamo di fronte a un nuovo modo di fare attività sportiva. Ripeto, qualcuno lo giudicherà migliore, qualcuno lo giudicherà peggiore, ma è sicuramente un nuovo modo. Quindi, primo dato, ci dobbiamo confrontare tutti con questa realtà. Realtà che è vero, ad oggi soffre ancora della mancanza di alcuni decreti attuativi minori, ma che come tale è comunque una riforma che è già perfettamente operativa. Se dovessero esserci quindi ulteriori modifiche, dovranno essere eventualmente introdotte con un provvedimento legislativo, quindi non si potrà più parlare di correttivi, quindi diciamo che la riforma è completa. La riforma è una riforma, diciamo, a 360 gradi, portata da 5 decreti legislativi, ce ne sono molti altri che purtroppo stanno passando un po' in secondo piano, tipo quello legato alla gestione degli impianti, ma evidentemente per economicità ci dobbiamo concentrare in questo momento sul decreto legislativo 36, su quello che appunto contiene le nuove norme sull'associazione sportive dilettantistiche e sul lavoro sportivo, perché è quello che sicuramente impatta in maniera notevole e in maniera, diciamo, repentina su tutte le attività che stanno partendo proprio in questi giorni. Bene, nel momento in cui noi fossimo un'associazione o società sportiva dilettantistica, dobbiamo porci immediatamente tre ordini di problemi diversi. E quindi è importante che separiamo gli aspetti. Abbiamo un primo problema che è di carattere civilistico, ossia è molto probabile che lo statuto sociale vigente, lo statuto sociale che stiamo applicando, sia come SD sia come SSD, non è più conforme alle nuove prescrizioni introdotte dal decreto legislativo 36. Quindi, primo alert, attenzione, entro il 31 dicembre, entro o non oltre il 31 dicembre di quest'anno,
dovranno essere approvate con assemblea straordinaria le eventuali modifiche al proprio statuto per uniformarlo alle prescrizioni del decreto. Attenzione su questo, che se le modifiche che noi andremo a introdurre in statuto sono modifiche esclusivamente legate al recepimento delle novità legislative, questa assemblea dovrà essere straordinaria, ma non sarà soggettata a imposta di registro la registrazione dello statuto medesimo. Se invece cogliessimo l'occasione di questa modifica statutaria per andare a introdurre ulteriori modifiche, quindi a cambiare ad esempio la composizione del consiglio di amministrazione o del consiglio direttivo, bene, allora in questo caso l'atto andrà comunque registrato, ma non potrà godere dall'esonero dell'imposta di registro. Quindi il primo tema che deve essere sul tavolo di ogni dirigente di associazione o storia sportiva dilettantistica: verificare direttamente con la propria federazione, con i propri consulenti, se il proprio statuto sia conforme o non conforme alle modalità previste dal nuovo decreto. Se lo fosse, se non lo fosse, va modificato entro il 31 dicembre. Chi eventualmente non lo facesse entro il 31 dicembre correrà il rischio di essere escluso dal registro delle attività sportive. Essere escluso dal registro delle attività sportive significa perdere tutti i vantaggi fiscali collegati all'attività sportiva dilettantistica. Quindi primo tema. Secondo tema che è stato l'oggetto del nostro intervento di una decina di giorni fa, sono le modifiche alla disciplina IVA che sono entrate in vigore il 17 di agosto. Non è questa la sede per ripetere, abbiamo già fatto una sessione parlando solo di questo tema, quindi non possiamo qui ripetere, diciamo, quanto abbiamo già detto. È un problema che va verificato quindi con i vostri consulenti. Diciamo che potrebbe anche essere che i comportamenti che avete adottato fino ad oggi in questa materia, cioè l'attività esclusa da IVA, l'attività riservata a soci tesserati, possa essere non più conforme alle norme vigenti. Anche sotto questo profilo, quindi, un check con il vostro professionista di fiducia, un check con il vostro consulente diventa importante, che poi, attenzione, alla fine potrà derivarne la decisione di non modificare nulla. Ma ripeto, l'eventuale decisione di non modificare nulla è una decisione che dovete prendere dopo che il vostro consulente vi ha ben chiarito quella che è la nuova situazione in essere. Per chi ne volesse sapere di più, credo sia ancora sul sito, sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Fitness, il nostro seminario, se non sbaglio, del 28 agosto, più o meno di quelle giornate lì. Potete andarlo a risentire, perché in quella sede abbiamo parlato appunto esclusivamente di problemi. Terzo aspetto, arriviamo invece al problema lavoro. E sul problema lavoro volevamo dedicare la gran parte, diciamo, di questo nostro incontro di oggi. E allora cosa fare intanto sul problema lavoro? Primo aspetto, dobbiamo fare l'elenco di tutti coloro i quali, di tutte le risorse umane, di tutte le persone che in qualche modo operano nel nostro centro sportivo, operano in favore della nostra associazione o società sportiva dilettantistica, e dividere in due grandi gruppi: il gruppo di quelli che lo fanno volontariamente e il gruppo di quelli che lo fanno invece in maniera retribuita. Chi sono i volontari? I volontari sono quelli che non percepiscono nulla per attività che svolgono in nostro favore e ai quali può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'effettuazione dell'incarico ricevuto. In questo concetto di rimborso spese è compreso anche il rimborso delle spese del cosiddetto tragitto casa-lavoro, purché questo tragitto casa-lavoro significhi trasferirsi da un comune di residenza a un altro comune. Quindi il casa lavoro nello stesso comune non viene riconosciuto come potenziale rimborso spese. Il casa lavoro fra due comuni diversi invece può essere riconosciuto come rimborso spese. Quindi
al volontario posso riconoscere esclusivamente il rimborso delle spese vive da lui sostenute. Con il secondo decreto, col secondo correttivo, diciamo quello a cui alludeva Marco Neri prima, c'è stata una piccola ulteriore novità, ossia prendendo, diciamo così, esempio da quello che già accade nell'ambito del terzo settore, è stato previsto che anche per i volontari dello sport si possano riconoscere 150 euro mensili in autocertificazione di spese. E qui dobbiamo capirci immediatamente, perché purtroppo questo discorso è stato già capito male. Le 150 euro al mese non significano 150 euro al mese di rimborso forfettario, significano 150 euro al mese massime di rimborso di spese sostenute per i quali si è privi di documentazione. E comunque devono essere spese sostenute nel quadro di una delibera del consiglio direttivo, del consiglio di amministrazione della sportiva, che determini quali siano i criteri di riconoscimento di queste rimborsi spese. Quindi, in presenza di volontari, assoluta necessità di fare una delibera del consiglio direttivo o del consiglio di amministrazione che determini il chi e il come possono essere riconosciuti questi rimborsi. Attenzione, ripeto, che questi 150 euro sono 150 euro di spese, quindi io devo dichiarare che ho fatto delle spese, che queste spese siano di importo credibile e compatibile col fatto, capito, che io possa non avere, diciamo così, a disposizione lo scontrino, perché magari ero in una stazione a prendere un caffè e ho dimenticato lo scontrino. Quindi attenzione, potrebbe accadere che io ho speso più di 150 euro non documentate e mi sono riconosciuto solo 150, può accadere che io ho spese non documentate per 100 e mi vengono riconosciute solo i 100, quindi 150 non sono un diritto, ma sono esclusivamente legate alle spese che io ho sostenuto, che sono ricomprese nell'ambito della delibera di cui dicevo prima e per le quali non ho materialmente, diciamo. Guido, queste non si sommano a quelle documentate? Queste sono documentate di fatto, cioè no, non si sommano nelle 150, cioè, allora, rientrano sempre nel concetto di rimborso spese. Il rimborso spese deve essere documentato, salvo che per un importo fino a 150 euro, okay, dove le spese possono essere, debbono essere comunque descritte, comunque indicate, ma fino a queste 150 euro possono anche non essere documentate. Ok. E anche per i volontari c'è bisogno di un contratto scritto che... No, che per i volontari, attenzione, per i volontari non c'è bisogno di un contratto scritto. Se volete, per i volontari è opportuno che ci sia non tanto un contratto scritto quanto una dichiarazione del volontario che appunto attesta di voler fare questa attività pago unicamente del fatto di potersi allenare, del fatto di poter difendere i colori sociali, senza chiedere alcun tipo di compenso. Perché è importante questa dichiarazione? Questa dichiarazione è importante perché cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che io per un anno faccio istruttore di bodybuilding gratis, poi mi rendo conto che ho fatto una sciocchezza e quindi ti chiedo in pagamento l'anno in cui ho fatto istruttore di bodybuilding gratis. Per evitare, io, società sportiva, per evitare di dover pagare colui il quale ha fatto per un anno istruttore di bodybuilding gratis, dovrò dimostrare che questa persona era consapevole sin dall'inizio che questo tipo di attività lo avrebbe fatta senza nessun tipo di riscontro, senza nessun tipo, diciamo così, di pagamento, di mercé. Ecco allora che una dichiarazione in cui questa persona appunto affermi di svolgere questa attività a titolo gratuito è sicuramente opportuna, ripeto, non obbligatoria, ma sicuramente opportuna. L'unica novità, quindi ulteriore, e di fatto questo che vi sto dicendo era comunque la disciplina applicabile fino anche al 30 giugno, quindi anche, diciamo così,
nella precedente vita dell'ordinamento giuridico sportivo. L'unica differenza importante è l'obbligo per i volontari di essere coperti per responsabilità civile. Quindi devono essere assicurati, devono avere una copertura di responsabilità civile. E qui il discorso potrebbe essere da un lato semplice, dall'altro complicato. Perché se io ho solo volontari che ho regolarmente tesserato al mio ente affiliante, che sia una federazione, che sia un ente di promozione sportiva, potrò verificare se nella copertura assicurativa che il mio ente o la mia federazione mi garantisce con il tesseramento sia compreso anche il rischio di responsabilità civile. Se così fosse, io praticamente non dovrò fare null'altro se non il tesseramento dei miei volontari. Nel caso in cui invece l'ente affiliante non garantisca anche questo tipo di copertura fra quelle ricomprese nelle assicurazioni legate al tesseramento, ecco allora che come associazione dovrò fare una polizza assicurativa ad hoc per quelli che sono i miei volontari. In più, se i miei volontari fossero anche dei non tesserati, dovrò tenere obbligatoriamente, e sottolineo obbligatoriamente, un registro dei volontari, da cui risulti appunto chi sono i soggetti che prestano in maniera non episodica, non occasionale, attività di volontariato in mio favore e per i quali ho provveduto a dare idonea copertura assicurativa. Quindi diciamo che per chi fa attività solo per i volontari, di fatto cambia pochissimo. Secondo step. Io non faccio attività solo con i volontari, ma ho anche degli istruttori a cui riconosco un compenso, istruttori che comunque per l'attività che complessivamente svolgono non superano i 5.000 euro annui di compenso. Per l'attività che complessivamente svolgono, quindi questo cosa sta a significare? Sta a significare che io devo mettere all'interno di questi 5.000 euro non solo i soldi che gli do io, ma anche gli eventuali altri soldi che lui incassa per lo svolgimento di questo tipo di attività. Quando parliamo di riconoscimento di compensi, entriamo in quella che è la vera ulteriore novità. La vera ulteriore novità è che stiamo parlando a questo punto di lavoratori sportivi, ma se con la vecchia disciplina, bene o male, nel concetto di lavoratore sportivo, o meglio, nel concetto di collaboratore sportivo a cui riconoscevamo i compensi, ex articolo 67, primo comma, lettera M del TUIR, bene o male c'entravano un po' tutti, adesso non è più così. Adesso diciamo che coloro i quali possono ricevere compensi e che quindi rientrano nelle disposizioni che vi sto per enunciare, sono soltanto figure tipizzate, e sono gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnico-sportivi, i direttori sportivi, i preparatori atletici, gli arbitri. Allora, ci sono due categorie che sono abbastanza semplici. Da una parte gli arbitri, devi essere un arbitro della federazione o dell'ente di promozione sportiva, dall'altra gli atleti. Detto questo, andare a delineare invece in maniera un po' più specifica le altre figure non è semplicissimo, ma ci proviamo. Allenatore. Chi è allenatore? È allenatore colui il quale ha un tesseramento dall'organismo affiliante che gli consente di fare attività agonistica, quindi che gli consente di seguire gli atleti della società sportiva committente l'incarico per poter fare attività agonistica. Quindi è un tecnico della federazione, un tecnico abilitato dalla federazione di appartenenza. E quindi necessariamente cosa accadrà? Accadrà che questo tecnico dovrà avere un brevetto di allenatore rilasciato dalla stessa federazione, dallo stesso ente di promozione sportiva. Istruttore.
E qui il problema diventa un po' più complesso. E qui mi dovete seguire con una certa attenzione, perché so che andrò a toccare un nervo dolente, un nervo che fa molto male. Chi sono gli istruttori? Sono coloro i quali sono preparati, o meglio, sono preparati e preparano a una pratica sportiva. Quindi sono quelli che fanno le leve, quelli che fanno i corsi. E qui dobbiamo intenderci. Perché io posso avere il caso A, un istruttore che è patentato per la stessa federazione sportiva, per lo stesso ente di promozione sportiva a cui io sono affiliato, e quindi non c'è un bel dubbio che in casi di questo genere si entri in una logica di rapporto di lavoro sportivo. B. Io sono affiliato alla federazione A e ho un tecnico tesserato per ente di promozione B. Ok. Questo tecnico tesserato per ente di promozione B può insegnare, può essere, diciamo, un lavoratore di una sportiva che è affiliata alla federazione A? La risposta è sì, da parte mia, consapevole di tutto quello, delle conseguenze di quello che sto dicendo, ovviamente sulla base di due valutazioni. La prima, che stiamo parlando comunque sempre di discipline sportive riconosciute, e quindi anche qui sotto questo profilo attenzione ai brevetti, perché ad esempio l'istruttore GAG, persona nobilissima, però non fa una disciplina sportiva riconosciuta e quindi non entra nel discorso che abbiamo. Quindi se io ho la patente di istruttore GAG non sarò a questi fini, per le cose che stiamo dicendo, un lavoratore sportivo. Il problema quale può essere? Può essere che la federazione A, per la quale io sono affiliato, non mi riconosca il corso tenuto dall'istruttore tesserato per l'ente sportivo B e quindi non me lo iscriva al registro delle attività sportive. E questo diventa un problema ai fini del riconoscimento di questa attività da parte del registro delle attività sportive, ma per quello che riguarda il rapporto di lavoro sportivo, e questo vorrei che sia chiaro, e quindi la legittimità del riconoscimento delle agevolazioni per quello che riguarda il rapporto di lavoro sportivo, è sufficiente che l'istruttore, nel nostro caso, sia un tesserato a un organismo nazionale riconosciuto dal CONI, non necessariamente questo tesseramento deve essere rilasciato dallo stesso organismo affiliante previsto dall'associazione o società sportiva committente l'incarico. Ecco, bisogna che chiarisci questo punto, perché ok, allora il mio tesserino è valido come rapporto di lavoro sportivo anche se non corrisponde a quello del centro con cui lavoro. Esattamente. Mentre invece qual è il problema? Quello che allora la federazione che deve provvedere a iscrivere la mia attività didattica nel registro delle attività sportive, perché io devo provare di aver fatto attività didattica, potrebbe non riconoscere questa attività gestita da un istruttore da lei non patentato, da lei non autorizzato, potrebbe legittimamente, sia chiaro, non ritenerla conforme ai regolamenti sportivi e quindi poterla non registrare nel registro dell'attività sportiva. Che cosa comporta questo? Comporta che il mancato svolgimento di attività didattica è una delle cause che potrebbe provocare la cancellazione dal registro dell'attività sportiva. Ok. Ecco, l'importante però è che capiate che sono due temi che viaggiano su due binari separati. Sì, sì. Per evitare, capito, evitare che ci sia sotto questo profilo della confusione. Poi abbiamo i direttori tecnici. Tutti più o meno capiamo intuitivamente chi è un direttore tecnico. È sicuramente però qualcuno che ha la patente per fare la disciplina sportiva praticata, che poi questa sia di una federazione, di un ente di promozione sportiva, conta relativamente poco.
Ci possono essere più direttori tecnici, sì. Non esclude che ci possano essere anche più direttori tecnici. Detto questo, l'attenzione però qual è? È che nel momento in cui io individuo un direttore tecnico e faccio quindi un contratto di lavoro sportivo al direttore tecnico, devo stare attento perché quali siano i poteri che do a questo direttore tecnico. Perché potrebbero essere poteri che possono portare anche a una subordinazione gerarchica degli altri istruttori che dipendono da questo direttore tecnico. Quindi è una figura che potrebbe avere anche delle conseguenze negative. Poi abbiamo il direttore sportivo. E qui invece ci siamo di fronte a un qualcosa di sicuramente meno determinato, meno legato, diciamo così, meno legato all'attività agonistica in senso proprio, anche se necessariamente è qualcuno che comunque segue gli atleti, comunque segue diciamo le attività sportive. Anche in questo caso possono esserci più direttori sportivi, nulla vieta che se ne sia uno solo. Alcune federazioni stanno introducendo un tesseramento ad hoc per i direttori sportivi e credo che questa sia una cosa buona e giusta che suggerirei a tutte le federazioni, a tutti gli enti di promozione sportiva di andare in questa direzione. Ma, diciamo così, altri problemi particolari questa figura non li ha. Arriviamo al preparatore atletico. Ecco, il preparatore atletico invece è una figura un po' più complessa. Perché è una figura un po' più complessa? Perché molte federazioni non hanno un tesseramento da preparatore atletico. E quindi il ragionamento è: il mio personal training può essere un preparatore atletico e quindi posso inquadrare come preparatore atletico, lavoratore sportivo, i miei personal trainer? Sì, se evidentemente hanno una formazione, per esempio sicuramente se sono dei kinesiologi, quindi sicuramente se sono dei laureati in scienze motorie, ma anche ove non fossero laureati in scienze motorie, nella misura in cui hanno sicuramente la possibilità di dimostrare una preparazione per lo svolgimento di attività di preparazione atletica. Una delle novità del correttivo è che è rapporto di lavoro sportivo anche quello fra il tesserato committente e il lavoratore sportivo tesserato. Mi spiego. Ammesso che io sia una SRL sportiva che gestisco una palestra, ammesso che nella mia palestra entrino solo i tesserati, ammesso che nella mia palestra io abbia dei personal trainer, ammesso che i miei personal trainer facciano attività e abbiano tutte le caratteristiche, diciamo, di qualità, siano kinesiologi o quant'altro, che i miei personal trainer facciano attività per i miei clienti, per i tesserati che sono in palestra, facendosi pagare dai tesserati e quindi non dalla palestra, bene, anche il rapporto che si va a creare fra il tesserato che frequenta una palestra e il suo personal trainer, preparatore atletico, bene, anche in questo caso questo è un rapporto che rientra fra quelli di lavoro sportivo. Poi abbiamo la possibilità di avere altre figure di lavoro sportivo che saranno meglio individuate con un decreto di futura emanazione da parte del Ministero dello Sport, ma sicuramente per quello che riguarda almeno il mondo della danza o il mondo, diciamo così, delle attività che vengono fatte in palestra, non pensiate che ci sia molto altro. Ossia, sì, non pensate... Quello che riguarda le palestre le hai messe a fuoco, quelli che riguardano le palestre. Marco, a quello a cui mi riferivo è: dimenticatevi i custodi, dimenticatevi gli addetti alle pulizie, dimenticatevi il personale che fate d'assistenza negli spogliatoi per i bambini, dimenticatevi gli animatori dei centri estivi, dimenticatevi l'area commerciale, dimenticatevi l'area comunicazione, cioè tutte queste aree
in cui fino ad oggi avete avuto del personale che legittimamente o meno veniva pagato con l'articolo 67, sicuramente queste non sono figure di lavoratori sportivi. Quindi per tutte queste figure non sarà possibile in alcun modo, diciamo così, riconoscere dei compensi agevolati. Quindi per queste figure, l'ha detto al posto di ristoro, l'ha detto allo shop per la vendita dei prodotti. Ecco, sono tutte figure che noi possiamo ritrovare all'interno di una piscina, all'interno di un centro di danza, all'interno di una palestra, ma sono tutte figure che come tali non sono riconducibili, non possono essere, diciamo così, ricondotte a un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico. Segreteria e assistente amministrativo? Allora, qui abbiamo una sola ulteriore figura che è rimasta dal vecchio articolo 67, primo comma, lettera M del TUIR, che è il cosiddetto la collaborazione amministrativa gestionale. Attenzione però, perché il collaboratore amministrativo gestionale non è un lavoratore sportivo, e quindi seguitemi, perché non è che si applica pedissequamente la disciplina dei lavoratori sportivi. Intanto, per quello che riguarda l'amministrativo gestionale, ricordiamoci che i suoi compensi sono soggetti ad INAIL, mentre invece non sono soggetti più ad INAIL, e questa è una novità importante che avrei detto fra un attimo, i compensi per lavoratori sportivi. Ricordiamoci che all'amministrativo gestionale non si applicano le presunzioni delle 24 ore, di cui parleremo fra un attimo, applicabili invece ai lavoratori sportivi. E quindi quel personale di segreteria a cui tu, Marco, fai riferimento, effettivamente può godere delle agevolazioni delle fasce esenti per quello che riguarda l'aspetto previdenziale, i 5.000 euro, e l'aspetto fiscale, i 15.000 euro, ma solo ed esclusivamente se effettivamente il rapporto che instaura è inquadrato o inquadrabile come collaborazione coordinata e continuativa. E comunque sarà soggetto ad INAIL. Io sono molto preoccupato perché, non dico in tutti i casi, evidentemente, ma sicuramente nella grande maggioranza dei casi, in realtà il personale di segreteria amministrativo ha di fatto un rapporto di lavoro dipendente. Quindi attenzione, che non è facilissimo riuscire a dimostrare che il personale di segreteria sia un collaboratore coordinato e continuativo. Se ci riuscissimo, è prevista la collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, e in questo caso l'unica agevolazione importante che comunque l'amministrativo gestionale ha è quella di poter avere, diciamo così, la fascia esente da contributi previdenziali fino a 5.000 euro e la fascia esente da ritenute fiscali fino a 15.000 euro. Detto questo, quindi, credo di avere velocemente esaurito la panoramica di quelli che sono gli operatori. Quindi, identificati i soggetti, sia diciamo committenti, ossia dei soggetti dell'ordinamento sportivo, associazioni o società sportive o tesserati, sia le figure dei lavoratori, dobbiamo a questo punto vedere quindi quali sono, qual è la disciplina applicabile. Quindi vi dicevo, dunque, ci sono un po' di domande, preferisci guardarle alla fine? Adesso sì, adesso volentieri, se me le fate vedere, volentieri. Allora, se vai su commenti, cominciamo da dire quali sono secondo te i punti salienti da cambiare in uno statuto. Ecco, allora, cosa cambiare in uno statuto? Sono sostanzialmente tre le cose. Il primo, lo statuto deve avere come oggetto sociale esclusivamente la pratica sportiva. Quindi non ci possono essere, diciamo così, altri oggetti sociali, tipo l'attività di ristorazione, tipo l'attività estetica, tipo l'attività dimagrante, tipo l'attività di benessere. Quindi l'associazione, il settore sportivo dilettantistico, deve avere per statuto esclusivamente finalità sportive. Sportive riconosciute, quindi stiamo parlando di sport riconosciuti da CONI. B, secondo dato, dobbiamo andare a prevedere espressamente che possiamo avere proventi di natura diversa,
e possiamo averli solo se lo statuto lo prevede espressamente. C, c'è un problema per le SSD, ma questo solo per le SSD, in cui viene data la facoltà di introdurre una parziale distribuzione di utili, i cui vantaggi e svantaggi dovranno essere confrontati necessariamente, capito, con un vostro consulente. Il laureato in scienze motorie, abilitato al concorso sportivo, deve avere altre certificazioni. Allora, perché ci sia lavoro sportivo, occorre un tesseramento. Quindi, chi è tesserato e ha le qualità, e sicuramente il laureato in scienze motorie, chiamiamolo kinesiologo, più correttamente da oggi, il kinesiologo ne ha le qualità, se è anche tesserato, sicuramente è abilitato a fare il concorso sportivo. Buongiorno. Una volta l'anno ho la sensazione del rapporto, si devono iscrivere con l'autore all'UNE, ma tramite RAS, quindi anche autonomamente o tramite un autorizzato. Allora, l'iscrizione dei collaboratori può avvenire tramite registro di attività sportive, che lo può fare sia direttamente l'associazione sportiva, sia sarà previsto, non lo è ancora, sarà previsto a partire da ottobre, anche due delegati del presidente. Allora, buongiorno, in un passato incontro di FIR sul tema si diceva che chi partiva con Cocò non poteva più usufruire del forfettario del 5% in quanto non più nuova attività. Certo, ma non si perde di tutto la possibilità di entrare forfettari? Certo, si andrebbe a fatturare dai datori di lavoro. Grazie per il chiarimento. Si conferma che in situazioni di questo genere si perde la possibilità di entrare in regime IVA forfettario se ho fatto, capito, la collaborazione coordinata continuativa. Al concorso sportivo vanno applicate le nuove norme sugli enti orari e riposi previste dalla normativa vigente? Grazie. Il problema qui è se io devo valutare soltanto per quello che riguarda l'attività sportiva, sicuramente sì, ma è difficile che io nell'ambito sportivo abbia contratti che superino le 48 ore complessive. Quindi questo è, diciamo, possibile. Attenzione, potrà accadere forse se io ho due Coca-Cola da 24 ore più le partite, ma è poco probabile nel caso in cui accadesse, però sicuramente questo è un limite. B, attenzione che comunque stiamo parlando di rapporti di lavoro autonomo, i limiti a cui il dottor Stasio fa riferimento sono limiti previsti per il lavoro dipendente. C, il problema vero è se questi limiti si cumulano con altre attività non sportive poste in essere, capito, dal lavoratore medesimo. In questo caso è opportuno che il Ministero del Lavoro ce lo chiarisca. Buongiorno Avvocato, si applica per analogia anche lo sport dell'articolo 8 del codice del terzo settore sullo superamento del 40% sulla retribuzione? Il dottor Sambugaro ci sta dicendo, attenzione, è il lucro indiretto nel caso in cui si supera del 40%, capito, gli importi previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro. A, nello sport al momento, specialmente per alcune figure, non esiste alcun contratto collettivo nazionale del lavoro, quindi il problema non si pone. Ma l'articolo 8 del codice del terzo settore è stato recentemente modificato ulteriormente, per cui sostanzialmente è possibile anche superare il 40% in situazioni particolari. Quindi credo che possiamo tutti vivere tranquilli, perché tanto il 40% e più della retribuzione nel mondo del fitness, perlomeno nel mondo della danza, non lo supererà mai nessuno. Bella domanda invece della dottoressa Bondone, vuole sapere se per i volontari si intendono solo chi svolge una serie di allenatori, istruttori o chi viene volontariamente ad aiutare mentre le righe del campo, per esempio, posso inquadrarlo come volontario? Tutti. Chiunque fa qualsiasi cosa può essere catalogato come volontario. Quindi chi vi dà comunque una mano, il genitore che porta i ragazzini in giro per fare le gare, è sicuramente un volontario e può essere inquadrato come volontario. E quindi deve comunque avere la copertura per responsabilità civile. Anche il vicepresidente deve fare un'autodichiarazione di attività di volontariato. L'autodichiarazione, come vi dicevo, è un consiglio, non è un obbligo. Chiaramente va visto caso per caso e va visto il tipo di attività, cioè nel senso che se io faccio solo il vicepresidente non credo che si corra il rischio
che lui possa pretendere di essere pagato per l'attività di vicepresidente. Se fa anche l'istruttore, qualche problema in più ci potrebbe essere. Gli istruttori che percepiscono importi inferiori a 5.000 euro vanno obbligatoriamente registrati nel registro? Sì, l'attività deve essere denunciata anche al registro dell'attività sportiva. È l'unico adempimento per questi, ma è adempimento da fare. Se l'associazione è affiliata a più federazioni antiprevenzione, gli istruttori hanno diversi tesserini tecnici, si può fare la COCO? Grazie, certamente che sì, è quello che abbiamo detto prima. Detto del lavoro sportivo, si cumula con quella della pensione solo oltre la soglia dei 15.000 euro, è previsto una differente modalità, si cumula con quelli della pensione solo per la soglia superiore dei 15.000 euro. Se si parla di attività riconosciute dal CONI, per chi insegna yoga o Pilates, come dobbiamo comportarci? Yoga o Pilates, se io faccio un corso di yoga o faccio un corso di Pilates, non sono attività riconosciute dal CONI. Quindi, legittima attività sicuramente, ma non potranno essere riconosciuti come lavoratori sportivi gli istruttori di yoga e gli istruttori di Pilates. Se sono istruttori di ginnastica e seguono un metodo yoga o un metodo Pilates, ok, ma devono essere istruttori di ginnastica, deve essere un corso di ginnastica. Amministratore SSD è compatibile con la figura dell'istruttore? E qui tocchiamo un altro di quei temi, capito? Temi importanti. Sicuramente le due figure sono compatibili. Ma qui il problema vero della domanda del dottor Enghi è un altro. Io faccio l'amministratore retribuito e faccio l'istruttore retribuito, nessun problema. Secondo dato, io faccio l'amministratore volontario e faccio l'istruttore retribuito. Posso? E qui partiamo da due considerazioni. Prima considerazione, la norma prevede che il volontario non possa fare attività retribuita per la stessa associazione per la quale lui svolge attività. Ma attenzione! Questa norma deve essere letta, deve essere interpretata. Dobbiamo abituarci a capire quali siano le ratio delle norme, perché se prendiamo una norma e non ne capiamo la ratio, evidentemente siamo solo vessati e abbiamo ragione di protestare. In realtà questa norma ha una finalità ben precisa ed è quella di evitare le ASD o le SSD padronali, ossia in cui l'istruttore o comunque la persona A, invece di aprirsi un'impresa, invece di aprirsi una partita IVA, decide di fare un'associazione sportiva, una società sportiva dilettantistica, mette in consiglio di amministrazione come soci papà, mamma, zio, cugino, nipote e poi dopo si paga come istruttore e quindi paga tutto l'utile che l'associazione produce, lo prende come istruttore. È chiaro, capito, che questa cosa non può essere assolutamente legittimata, quindi non può andare bene. Se invece io sono un amministratore che non ha quota dell'SSD, è stato eletto in un'assemblea regolare e lo faccio volontariamente e non sono possessore di quote, io credo che, anche se formalmente la norma lo vieterebbe, credo che sostanzialmente nessuno troverebbe nulla da ridire, anche perché questa è una norma priva di sanzione e quindi, diciamo, come tale nessuno potrebbe accusarlo. Di Paolo, praticamente chi svolge il ruolo di segreteria non è un lavoratore sportivo e percepirà una miseria di contributi se supera i 5.000 euro. In sostanza non cambia nulla per noi segretari. È un problema vostro, perdonatemi, qui mi consenta, io che ho difeso in tutte le sedi questa riforma, mi consente di dire che la riforma non può dire quello che non esiste. Ossia, se noi abbiamo detto che il segretario è un lavoratore, poi se il segretario accetta di fare il segretario a meno di 5.000 euro, sono problemi suoi. Io non, onestamente, capito, non riesco a poterla in nessun modo venire ad aiutare. Qui diventa un problema di conflittualità, diventa un problema di trattativa sindacale, diventa un problema, diciamo, di rapporto di lavoro,
ma giuridicamente credo che il diritto, capito, non possa dire niente. Dottor Meloni, è possibile che RAS sia strutturato in modo che se le SD registrano correttamente i vari pagamenti mensili, siano clausole dati di ogni singolo lavoratore, in modo che lo superamento di 5.000 euro per ognuno scatti in automatico il calcolo? No. Allora, signori, non chiediamo a RAS cose che non è suo dovere o obbligo fare. Questo è un problema dei datori di lavoro che agiscono come sostituti d'imposta e quindi dovranno fare le loro valutazioni, dovranno chiedere le loro autocertificazioni ai lavoratori e non possiamo affidare a RAS un ruolo, capito, che comunque giuridicamente non ha. Quindi anche se RAS, ammesso che RAS lo facesse e probabilmente lo farà, il valore di quello che dice RAS è zero, perché comunque la responsabilità è della società sportiva. Dobbiamo iniziare a renderci conto che questa riforma ha anche un aspetto sociologico, giusto o sbagliato che sia chiaro, adesso non entriamo in questo merito, anche un aspetto sociologico, cioè di crescita anche della struttura organizzativa del mondo sportivo. E quindi qui è un problema dell'associazione o società sportiva che, diciamo, fa attività. Essendo un atleta, posso combinare il lavoro di atleta con il lavoro di personale in un'altra associazione? Assolutamente sì. Il tecnico tesserato permanente di promozione, allenatore di pallavolo FIPRO, che allena squadre di pallavolo in estate e lavora presso i centri estivi. Questa è la seconda attività, è il lavoro sportivo. Attenzione, dipende a chi gestisce i centri estivi. Se i centri estivi sono gestiti dal comune, sicuramente non è il lavoro sportivo. Se i centri estivi sono gestiti da un'associazione di pallavolo, allora può essere lavoro sportivo se io insegno solo pallavolo. Ma se nei centri estivi io faccio anche l'accompagnamento dei bambini durante il pasto, l'accompagnamento dei bambini quando vanno in piscina, l'accompagnamento dei bambini quando giocano, non solo a pallavolo, ecco che questo non potrebbe mai essere lavoro sportivo. Così come non era prima, compenso ex articolo 67. Cioè, a volte, quando sento queste domande, penso, ma è tutta colpa della riforma? No, le cose stavano così anche prima. Cioè, questo deve essere chiaro. Cioè, la riforma, se volete, le ha ulteriormente evidenziate. Ma le cose erano assolutamente così, capito? Assolutamente così, capito? Anche prima. L'amministratore gestionale può essere volontario? Assolutamente sì. Il volontario può fare qualsiasi cosa, purché effettivamente sia volontario. Cioè, capiamoci, scusate se sono un po' draconiano. Volontario significa attività gratuita. Allora, se è attività gratuita, purché abbia la copertura della responsabilità civile, può fare qualsiasi cosa. Anche segnare i campi, anche pulire gli spogliatoi, anche, diciamo così, fare il custode o fare il manutentore. Ma stiamo parlando di volontariato, e volontariato è attività gratuita, cioè è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo i 150 euro mensili che dicevamo prima. Buongiorno avvocato, gli istruttori di sale aerobiche che lavorano ad ore dopo le ore 21, cosa succede? Niente, verranno pagati per quanto pattuito per il lavoro dopo le ore 21. I pagamenti dei compensi mensili possono essere stati su RAS solo una volta all'anno? E quindi quanto credo nella mia precedente domanda ha poco senso. Allora, i pagamenti devono essere gestati ogni qualvolta vengono pagati. Se io pago effettivamente una volta all'anno, allora a questo punto, capito, ho una volta sola. Se io pago più volte, dovrò registrarli, capito, tre volte che pago. Quindi non dividiamo la forma dalla sostanza. Quindi io devo andare a indicare i pagamenti che effettuo nel momento in cui li effettuo assolutamente. Tenete presente sempre che il cumulo può avvenire in qualsiasi momento, perché noi non sappiamo quali sono gli altri eventuali redditi che questa persona, capito, consegue. L'istruttore che lavora in due palestre sopra i 5.000 euro complessivi, chi paga l'INPS e quando vanno pagati? Quando oggi lavoravate in due palestre, superavate i 10.000 euro, chi pagava le ritenute? Ecco, datevi questa risposta, che dovrete sapere perché l'avete fatta per 20 anni, la stessa risposta l'ha fatta qui. Non cambia assolutamente nulla, non cambia assolutamente nulla, il meccanismo è analogo. Dal momento in cui superi 5.000 euro, chiunque mi paga l'importo successivo deve pagare i contributi INPS.
entrambi impagano le imposte successive, entrambi dovranno pagare i contributivi. È esattamente quello che è accaduto fino adesso. Cioè, quello che accadeva con i 10.000 euro, ossia la sommatoria di 10.000 euro da più palestre, da più clienti, eccetera, accade anche adesso con i 5.000. Il presidente che assume cariche gratuite può insegnare nella stessa SD? Ho già risposto prima, quindi torniamo a capire la risposta di prima, è inutile che stiamo a ripeterci 50 volte. Resta fermo il vincolo a partita IVA nel caso di pluricommittenza, oppure è possibile comunque il COCO? Anche qui, scusate, mi sembra che ci sia questa paura della partita IVA. La partita IVA è solo un vantaggio, è solo aiuta, serve. In più, non è che la partita IVA si apre quando conviene. La partita IVA si apre quando è necessario e obbligatorio aprirla. Quindi, nel caso di pluricommittenza, è obbligatorio avere partita IVA. Non ci sono scelte, non posso valutare se mi conviene. Se io ho una pluricommittenza, sto svolgendo un esercizio da altre professioni e quindi devo avere la partita IVA. Selezione istruttori ancora in formazione. Se li tesseriamo come dirigenti, possono essere considerati direttori sportivi basket? Adesso qui entriamo in sottigliezze che evidentemente al momento, capito, diventa difficile rispondere con dati certi. Dal mio punto di vista sicuramente sì, sicuramente è possibile, capito, però evidentemente esprimo una mia personalissima opinione. L'importo stabilito in un COCO può essere sia con un importo orario, sia con un forfè mensile o anche con una percentuale sulle quote dei corsi, quello che viene pattuito tra le parti. 3891, il riconoscimento giuridico SD. Come funziona con il deposito di 10.000 euro come capitale minimo? Allora, non capisco, questi 10.000 euro serviranno quando sarà attivo la funzione solo per il riconoscimento giuridico delle associazioni sportive dilettantistiche. Quando sarà attiva quella funzione, leggeremo le istruzioni che il notariato ci darà. Con la 398 non c'entra assolutamente nulla. Lavoratore per due associazioni può fare 24 ore per 24 ore? Ecco, questa è una domanda invece preoccupante. Vi devo dire, non lo so. Non so, perché in realtà le 24 ore sono al netto dell'eventuale prestazione agonistica. Quindi potrebbe durare anche più di 24 ore. E quindi il rischio che non ci sia questa possibilità è un rischio vero. Qui tutto va giocato sul fatto che stiamo parlando di contratti di lavoro autonomo e non di contratti di lavoro subordinato, perché parliamo comunque di collaborazione coordinata e continuativa. Sul punto però un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro è assolutamente opportuno. Un socio può fare lavoro di segreteria con un contratto subordinato? Assolutamente sì. Un ballerino può fare l'istruttore mettendo fattura con Empals? Sì, ma non è una prestazione sportiva, quindi non gode della fascia esente dei 5 e dei 15.000. Istruttori che non superano i 5.000 euro, basta solo l'autocertificazione? Sì, attenzione. Però ricordatevi che la responsabilità è della sportiva. Quindi se l'autocertificazione è falsa, voi poi potrete rivalervi sull'istruttore, ma l'inadempimento, quindi il mancato versamento dei contributi previdenziali viene imputato direttamente a voi. Se il Pilates non è riconosciuto dal CONI, dove viene inquadrato e che tipo di contratto bisogna fare? Quello che fanno qualsiasi associazione che fa cultura, che fa arte, che fa musica, un contratto per prestazione professionale. Oppure si dice che si fa ginnastica utilizzando anche il metodo Pilates. Ma è un corso di ginnastica, non è un corso di Pilates. Ah, ok, sì, perfetto. Nella vita faccio la maestra, il pomeriggio faccio l'allenatrice per una società sportiva. Come devo gestire i miei redditi? Vada da un consulente, sicuramente non è questa la sede, capito, per poter rispondere come poter gestire i propri redditi. Sono tanti. Tra l'altro, se è dipendente statale deve chiedere il permesso dell'ente. Questo vada da un consulente, capito. Ok. Con la partita IVA, quali contributi pago commercio artigiano? Pago solo in base al reddito? Allora, stiamo per la parte sportiva, parliamo alla gestione separata sulla base, diciamo così, al fatturato. Ma per eventuali altre attività con partita IVA, andate dai vostri professionisti. Se lavoro su due associazioni per prendere partita IVA, anche qui
Probabilmente sì, ma ripeto, non potete pensare che qui in 2 secondi si diano risposte. State di capire quante ore sono lavorate, se c'è un'altra attività principale di carattere diverso, e quindi la risposta non può essere assolutamente data in questa sede in 2 minuti. Un lavoratore autonomo, diverso dall'attività sportiva, ma di sera lavora come istruttore tesserato, cosa succede? Succede che diventerà un lavoratore sportivo per il quale bisognerà valere che tutte le cose che stiamo dicendo fin adesso. L'istruttore, alla luce del nuovo contratto COCO, dovrà fare la visita del medico del lavoro? Probabilmente sì, dipende dal documento di valutazione rischi che è stato redatto, che è un'altra di quelle cose che purtroppo temo che non avremo tempo di parlarne, visto la mole di domande che è arrivata, e che quindi sotto questo profilo, purtroppo, capito, se il documento di valutazione rischi lo richiede, dovrà fare anche la visita del medico. Presidente SD, che è anche istruttore, come lo inquadro? Guarda, di questo ne abbiamo già parlato prima. Lo ripeto perché sta diventando ormai un tormentone per l'ennesima volta. Se io sono presidente SD e sono retribuito come presidente SD, faccio anche l'istruttore e sono retribuito come istruttore. Quindi in questo caso è perfetto, non ci sono problemi. Presidente di SD che lo fa volontariamente e che invece viene attribuito come istruttore, lo può fare? No, non lo può fare se io sono il presidente padrone di questa SD, cioè se ho mio cugino, mio cognato, mio fratello, mio nipote, capito, in consiglio direttivo, e quindi la mia elezione come presidente è stata un'elezione, tra virgolette, pilotata. Se io sono un'associazione che ha 1000 soci, io vengo votato dai 1000 soci come presidente, c'è un verbale di assemblea e decido di fare il presidente gratis e di fare l'istruttore retribuito, probabilmente questo è un qualcosa, capito, che si potrà continuare a fare. Ma ripeto, è un caso che accade in tutte quelle, in solo in quelle situazioni in cui si può dimostrare che non c'è conflitto di interesse, che non c'è assolutamente conflitto di interesse. La partita IVA gode la stessa agevolazione al contratto sportivo? Sì, e anzi, secondo me anche di più. Ne parli con il suo commercialista, io ripeto, sono un fautore, un sostenitore della partita IVA, veramente non riesco a capire le resistenze che il mondo sportivo abbia contro la partita IVA. È un aiuto enorme, sia per il lavoratore che paga veramente niente, specialmente se riesce a entrare nel forfè, ovviamente, cioè paga evidentemente niente se riesce a entrare nel forfè, e per la società sportiva, quindi è assolutamente conveniente. Se dovessi lavorare soltanto per 2 ore, non superando 10 ore settimanali, che soluzione potrei valutare? Ne parli con il suo consulente e ne parlate fra di voi, cioè non posso io in questa sede, capito, sostituirmi il consulente. A questo punto avrei finito le domande, datemi ancora 10 minuti per 3 o 4 cose. Non è vero che avevo finito le domande, sono... Guarda, però a un certo punto, Guido, magari le rispondi tu, rispondi con calma, perché se no non ne finiamo più qui. Siamo già a 1 ora di collegamento. Allora, Elena Bondone, le 150 ore, le 150 euro è nel nuovo collegato che è stato pubblicato, il decreto legislativo 120, che è andato in gazzetta ufficiale, che è nella gazzetta ufficiale del 4 settembre. Quindi le 150 euro, capito, le trova lì. Il COCO è classificato tra quelli etero organizzati? Non necessariamente, perché il COCO sportivo non è vincolato a quanto previsto l'articolo 2, comma primo del Job Act, perché l'articolo 2, comma secondo, lettera D, esclude il problema della etero organizzazione come obbligo per gli sportivi. Ho sempre lavorato per meno di 5.000 euro, ma ora mi si prospetta di lavorare di più. Sopra i 5.000 euro, se avessi i contributi che deve versare il datore, quanto versa e come? Ho capito mensilmente, vi mando le 24. Una parte mia, una loro, 2/3 il datore di lavoro, 1/3 lei. Io vorrei usare la partita IVA. Quando la gestione separata e quando è impars? Signora mia, dottoressa mia, vada da un professionista. Cioè, non può pensare che in questa sede, capito, si possa rispondere a una domanda di questo genere. Anche perché è troppo personale, bisogna vedere tutta una serie di situazioni. Comunque bisogna parlare mezz'ora di gestione separata e mezz'ora di gestione impars, quindi non è assolutamente possibile farlo. Non prendetemi come scortese, ma devo accontentare tutti, capito? E non posso neanche fare, perdonatemi,
concorrenza sleale ai miei colleghi che vivono, capito, di queste no, consulenze. Quindi sei stato comunque molto esplicativo, perché sei riuscito a dare un quadro molto dettagliato. Quindi capito sotto questo profilo, quindi perdonate. Allora no, però datemi ancora tre o quattro cose. Poi casomai ci torneremo fra qualche giorno, capito, con un'altra diretta, vediamo. Allora, primo dato, amministrativo gestionale. Scusate, no, voglio dire un'altra cosa. Ricordatevi che se avete istruttori che hanno contatti con minori, occorrerà richiedere anche il certificato penale. Questo certificato penale è soggetto bollo, ma voi non dovete pagare il bollo, perché mi sto sentendo dire che ci costa 29 euro, ci costa 28 euro, è un ladrocinio, quanto costa sta riforma? Il bollo da parte delle sportive non è dovuto, mi raccomando, il bollo non è dovuto. Quindi nella richiesta del certificato penale sono solo i 3 euro e qualcosa, quindi costa meno di 5 euro il certificato penale. Quanta validità aveva, Guido, il certificato penale? Va richiesto una volta all'anno? Fino a quando quella persona lavora lì. Quindi, capito? Quindi mi raccomando, attenzione, non pagate il bollo, perché non siete tenuti a pagare il bollo. Detto questo, tre o quattro cose ancora, poi chiudiamo, perché stiamo diventando veramente lunghi. Novità del correttivo per le collaborazioni coordinate, continuative e sportive, è stato eliminato il problema INAIL. Quindi i collaboratori coordinati continuativi, capito, non pagano INAIL. Il segreto penale va chiesto al casellario giudiziale, poi dovete anche qui sentire, capito, dai vostri commercialisti. Quindi non pagano i contributi INAIL, non pagano il premio INAIL. Questa è una novità importante, perché consente di diminuire ulteriormente in maniera cospicua quello che possono essere, diciamo così, quelli che possono essere i costi di questo tipo di collaborazione. B, mi raccomando, i documenti di valutazione rischi. Perché il documento di valutazione rischi e quindi tutta la tematica della sicurezza sul lavoro, specialmente negli impianti sportivi, è importantissimo. Ma attenzione, perché qui cosa abbiamo? Abbiamo molte, specialmente diciamo in molte piscine o in molte palestre, in molti impianti comunali, esisteva già un documento di protezione rischi, perché esistevano già dei dipendenti. Bene, sappiate che va comunque aggiornato con le nuove collaborazioni sportive, quindi anche per chi avesse già il documento di protezione rischi in palestra, va comunque aggiornato. A chi va, chi è a chi bisogna rivolgersi per fare un... Normalmente sono degli ingegneri che si occupano di sicurezza sul lavoro. Ok. B, sulla durata del certificato, dottoressa Montanaro, non vorrei polemizzare con lei, secondo me non è vero che duri solo 6 mesi, però, ripeto, è la mia opinione contro la sua, quindi... Tornando a noi, scusate se da adesso in avanti non risponderò più a domande, ma altrimenti non riesco non veramente. Non ne usciamo più. Non riesco veramente a finire, capito, le cose che avevo da dirvi. Adesso però mi è sfuggita la cosa importante che stavo per dire. Sicurezza sul lavoro. Bravo, grazie, perfetto. Ecco, attenzione che le norme sulla sicurezza sul lavoro sono importanti, quindi attenzione che anche chi avesse già il DVR deve comunque rifarle, e comunque diventa obbligatorio dal 4 settembre, quindi dall'entrata in vigore anche del correttivo bis, il defibrillatore in tutti gli impianti, ovviamente, e che per tutta la presenza, se ci sono solo volontari non ci vuole il documento di valutazione dei rischi, e con la presenza di una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore, ma quindi il defibrillatore è obbligatorio in tutte le palestre. Due considerazioni ancora, poi veramente, veramente chiudiamo, perché stiamo andando oltre. Pubblici dipendenti. Sui pubblici dipendenti si sta ponendo un problema serio, perché è uscita una norma che, con l'intento forse di favorire
il lavoro del pubblico dipendente nello sport, secondo me in realtà forse mette un po' capito di freni. Quindi potrebbe capitare un problema spiacevole, nel senso che il pubblico dipendente, se fa attività di volontario nello sport, ne dà solo comunicazione, come è accaduto fino ad oggi, quindi non cambia niente rispetto alle cose che sono accadute fino ad oggi. Il pubblico dipendente che invece svolgesse attività retribuita in favore di una realtà sportiva deve essere espressamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza. La circostanza che c'era una legge che ne prevedesse l'espressa autorizzazione portava a sostenere che a quel punto l'autorizzazione era legittima, poi poteva ovviamente nell'ambito della discrezionalità amministrativa non essere data, ma era sicuramente legittima, quindi sicuramente si poteva dare. Oggi, per cercare di limitare la discrezionalità da parte della pubblica amministrazione, si rinvia a un decreto che dovrà fissare i criteri, si rinvia all'emanazione di un decreto che dovrà fissare i criteri per consentire queste autorizzazioni. Questo a me preoccupa molto, perché è un decreto questo che coinvolge quasi 10 ministeri e quindi secondo me lo vedremo fra 2 o 3 anni, cioè sono poco ottimista che questo decreto, capito, arrivi in tempi solleciti. Quindi il rischio che possa accadere che fino all'emanazione di quel decreto molte amministrazioni si trincerino nella impossibilità di riconoscere l'autorizzazione perché non sono stati ancora approvati i criteri che devono determinare questa autorizzazione. Questo potrebbe essere un problema non piccolo, è chiaro che va, diciamo così, discusso caso per caso con le singole amministrazioni. Si spera che l'intelligenza delle varie amministrazioni possa consentire di evitare che il mondo dei pubblici dipendenti smetta di occuparsi di attività sportiva. L'ultimissima cosa, i premi. Perché una delle novità, diciamo così, di questa riforma è la possibilità di riconoscere premi con una tassazione particolare, una ritenuta di imposta del 20%, relativamente a risultati positivi raggiunti. Attenzione però che il premio non deve essere visto come una attribuzione al risultato. E quindi se io inserisco in un contratto con un istruttore, che ad esempio se i miei allievi sono convocati per la nazionale, gli riconosco un premio ulteriore rispetto al compenso di X. Bene, questo non è un premio, questa è una retribuzione legata al risultato e quindi va, diciamo così, assoggettata alla stessa disciplina fiscale prevista per i compensi. Il premio quindi è qualcosa di differente, qualcosa che non era negoziato, qualcosa che non era prestabilito né nel quanto. Era un qualcosa, capito, che è stato unilateralmente determinato e viene erogato nel momento in cui c'è l'occasione, c'è, diciamo così, il risultato positivo raggiunto. A questo punto io mi fermerei qui, continuate a seguire la FIF, continuate a inviare eventualmente i vostri quesiti alla FIF, che vedremo se risponde direttamente o magari attivare un ulteriore collegamento dove poter rispondere pubblicamente ai quesiti che ci verranno. Direi, Guido, sei stato bravissimo, perché sei riuscito a rispondere anche a una caterba di domande, cose che immaginavo, ma non era facile. Allora, grazie veramente, Guido, perché comunque hai fatto un panorama, una sintesi veramente. Sarà disponibile la registrazione? Sì, la registrazione rimane, tant'è vero che molti la vedranno, e non escludo, Guido, che arriveranno altre domande che eventualmente ti gireremo. Niente, che dire, grazie a tutti anche per questo collegamento, credo che sia stato chiaro, che abbia fatto luce su una serie, vedi, arrivano i complimenti che fanno sempre piacere. E comunque è stato a livello energetico, penso che ti sia costato parecchio questo tipo di collegamento. No, adesso mi volevo scusare con qualche ascoltatore,
che sono brusco, ma purtroppo il tono brusco è solo legato alla necessità di fare in fretta. Non vuole essere scortese nei confronti di nessuno, quindi mi scuso con qualcuno con cui magari sono stato brusco, ma la cosa, come sempre, capito, è quella di poter rispondere a tutti e quindi poter dare spazio a tutti. Grazie, arrivederci. Molto bene, ciao a tutti, grazie a voi, grazie Guido.